abbiamo portato in scena questa sera lo dedichiamo a noi. Non succede mai, ma volevamo raccontarvi della nostra vita e delle giornate passate insieme. Per noi ogni stagione che viviamo è unica, come unici sono i ricordi che ci portiamo dietro. Ma vi siete mai chiesti cosa vuol dire essere un animatore? La risposta è sulle vostre facce. 24 ore al giorno in mezzo a bella gente. Ridere, scherzare, giocare. E chissà quante storie d'amore hanno visto queste quattro mura. A volte però fare l'animatore vuol dire ridere quando vuoi piangere e dove scherzare quando sei triste. Un animatore per me è una persona che vive il suo tempo su una nuvoletta creata apposta per lui. Ogni tanto mette un piede a terra, costata la dura realtà, e via, quasi per magia, torna sui sogni. Così, dopo tante stagioni, decidi che è l'ultima, torni a casa, cerchi di fare una vita normale, ma basta la telefonata di una qualsiasi agenzia per scoprire che la valigia non è mai stata svuotata e che il treno per la tua felicità parte tra qualche ora. Ogni tanto in villaggio ti prende la malinconia, chiami casa, spesso risponde la voce fredda di una segreteria telefonica, oppure la voce di tua madre, che ancor prima che parli sa già tutto. Già, mia madre. Mia madre ha passato la vita a darmi l'educazione, le migliori scuole, ed io l'ho ripagata con un semplice «Ciao, ma io vado a vivere tra la gente». Però ogni volta che torna a casa, lei si rende conto che chi sceglie questo lavoro ne può essere solo felice, e vedermi felice la consola. Volevo chiedervi un favore. Se vi capiterà ancora di trovare dei buffi personaggi racchiusi dentro colorate divise, con un bel sorriso stampato sul viso, non cambiateli. Amateli, criticateli, ma vi prego, non cambiateli. Perdereste l'ultima categoria che il mondo ancora può vantare, quella dei sognatori ad occhi aperti. Anch'io, nel mio piccolo, ho cercato di dargli un nome, ma dopo tanto pensare, l'unico che mi è venuto in mente è... Artisti.